Settima gara di andata, campionato Serie D Girone F dallo stadio comunale Nicola Tubaldi di Recanati, dove la squadra di casa, prima in classifica, 15 punti con il Notaresco, sfida l'Avezzano. Un Avezzano che viene da una settimana di successi, che hanno però stancato i giocatori che in questa partita non hanno espresso tutto il loro potenziale ed hanno giocato soprattutto nel primo tempo principalmente sulla difensiva. Certo che comunque i padroni di casa erano un osso duro. Difatti la squadra di mister Federico Giampaolo non nasconde di puntare al titolo ed è sicuramente una data importante per il mister della Recanatese, un ex dell'Avezzano che in questa occasione ha potuto reincontrare il presidente Gianni Paris, suo grande amico che ha da poco ricominciato l'avventura con l'Avezzano Calcio. Al quarto minuto Borrelli tira una punizione prontamente respinta. Sempre Borrelli al settimo minuto passa a Pera che però è poco deciso e davanti la porta non riesce, Fanti si butta e para. Questa sarà il primo di una serie di gol mancati del numero 7 della Recanatese, che generalmente ci ha abituato ad altre prestazioni. Continua una partita caratterizzata, come detto, da un Avezzano schierato in difesa ed una Recanatese aggressiva che ha per circa il 60% la partita palla ed è autrice di continui tentativi che però non si concretizzano anche per via della difesa degli ospiti, veramente efficiente. Al 27esimo una punizione del numero 6 Avezzano, Magri, va sopra la traversa ed al 30esimo arriva il gol della Recanatese. Pera dalla fascia, passa avanti la porta a Gaeta che stoppa e Borrelli non si fa sfuggire l'occasione di firmare il gol. Un minuto dopo Borrelli prova il bis sul passaggio di Pera, ma il numero 5 Avezzano, Brunetti, ferma la palla avanti la porta. Dopo un altro tentativo ottimo di Franchi, 7 Avezzano al 42esimo che sfiora il palo ed un minuto di recupero, il primo tempo finisce 1-0 per una Recanatese che continuerà a condurre la partita anche nel secondo tempo, con molti tentativi di andare in gol che però non arriverà. Al terzo minuto 8 Recanatese ha un'ottima occasione ma tira decisamente alto e invece l'occasione per l'Avezzano arriva al quarto minuto con Di Gianfelice, il cui tiro viene però deviato da Lombardi. All'ottavo minuto un'altra occasione mancata per Pera ed all'undicesimo il 7 Avezzano che ha una buona chance ma tira fuori porta. Al 14esimo una punizione dell'Avezzano parata e poi assistiamo al 27esimo a un'ottima azione del 16 Recanatese che riesce da solo a superare la difesa avversaria e davanti la porta però non concretizza, non riesce a sfruttare l'opportunità. Al 32esimo Pera fa la barba al palo, al 40esimo Brunetti Avezzano va sopra la traversa. Partita conclusa 1-0 per la Recanatese che rimane prima in classifica. Sì, io devo dire che abbiamo approcciato la partita molto bene per 35-40 minuti del primo tempo, infatti è arrivato il gol con Borrelli. Potevamo sicuramente raddoppiare con Pera che ha avuto diverse occasioni, di solito non le sbaglia, però può capitare che alcune volte non c'entri la porta, poi naturalmente per inerzia cerchi di difenderti quando c'è da difendersi, che questa squadra è molto brava nel senso che capisce i momenti della situazione e si difende, anche se l'Avezzano sinceramente non ha portato grossi problemi alla nostra difesa, perché cioè penso che non abbia quasi parato niente, però sono partite fondamentali perché se riesci a sbloccarla, fare il secondo gol diventa tutto più facile, invece così la tieni in piedi per tutti i 93 minuti della partita e di conseguenza devi stare sempre attento, attenzione sempre massimale, perché una palla sporca, un calcio d'angolo ti può pareggiare la partita. A sconfitta Recanati ci poteva stare, come naturalmente sapevamo che dovevamo venire qui per soffrire, cioè, dispiace per come poi è andata l'interpretazione della partita, in alcune cose abbiamo fatto degli errori e purtroppo è quello che mi dispiace. Sicuramente ho appena finito di parlare col presidente, mi fa piacere che lui comunque ancora mi dà la fiducia e quindi continueremo quest'altra settimana a lavorare ancora insieme. Però ripeto, non era sicuramente questa la partita che dovevamo vincere per forza.